Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono DJ99 e oggi si parla di calciomercato, in particolare di un allenatore che potrebbe lasciare la propria squadra attuale e trasferirsi nel Napoli la prossima stagione. Si parla di uno di quelli che secondo me è uno dei più grandi allenatori della Serie A, un allenatore che ha migliorato tantissimo la squadra in cui gioca e l'ha resa una delle migliori nel proprio campionato, Giampiero Gasperini. Gasperini, dopo ben 8 anni sulla panchina dell'Atalanta, potrebbe lasciare il club bergamasco a fine stagione. Domani dovranno giocare la finale di Europa League, quindi i contatti per arrivare a Napoli sono provvisoriamente rimandati. Dopo la finale Gasperini comunicherà con la squadra e deciderà il proprio futuro, se rimanere ancora all'Atalanta oppure trasferirsi in un'altra squadra che potrebbe essere molto probabilmente il Napoli di De Laurentiis. Ragazzi, cosa ne penso su Giampiero Gasperini? Qui analizzerò Gasperini allenatore, perché Gasperini come persona ha avuto molti comportamenti ambigui e discutibili. Non è una persona che mi sta particolarmente simpatica, non lo è mai stato e non lo è tuttora. Ma io in questo video voglio analizzare esclusivamente il Gasperini allenatore, perché Gasperini allenatore secondo me è qualcosa di pazzesco. Un allenatore che è arrivato all'Atalanta nel 2016 e ha trasformato l'Atalanta da una squadra qualunque che lottava per la salvezza a una delle squadre più forti d'Italia e d'Europa. È arrivato in questi anni secondo, terzo, si è qualificato in Champions. Per la prima volta nella storia l'Atalanta ha giocato la Champions League e ed è arrivata ai quarti di finale qualche anno fa, quando fu eliminata all'ultimo contro il Paris Saint-Germain nel 2020. Gasperini quindi inoltre è un allenatore che ha avuto esperienze anche in Europa con l'Atalanta, avendo giocato appunto la Champions e quest'anno essendo arrivati in finale di Europa League. L'unico, diciamo, peccato della squadra di Gasperini è che in questi anni, nonostante il loro enorme miglioramento, non siano mai riusciti a vincere un trofeo. Gasperini con l'Atalanta ha giocato 3 finali di Coppa Italia, una con la Lazio e 2 con la Juve, e purtroppo per lui l'ha sempre perse, di cui una quest'anno pochi giorni fa. Adesso dovrà giocare un'altra finale importantissima, quella di Europa League, contro il Leverkusen, l'unica squadra quest'anno a non aver mai perso una partita. Record nella storia del calcio per più partite consecutive senza essere mai battuti. Quindi è una squadra tostissima, molto simile all'Atalanta dal punto di vista del gioco. L'Atalanta infatti di Gasperini è una squadra estremamente tattica, estremamente aggressiva nel pressing, una squadra estremamente organizzata. Il modulo, diciamo, principe di Gasperini è il 3-4-2-1, quindi con 3 difensori centrali, 4 centrocampisti di cui 2 esterni e 2, diciamo, mediani, 2 trequartisti alle spalle della punta. Gasperini mi piace come allenatore perché è un allenatore che sa valorizzare tantissimo i giocatori. Pochi sono stati i calciatori dell'Atalanta che appunto arrivati alla corte di Gasperini abbiano fatto male. Al contrario, è successo molto più spesso che ci siano giocatori che arrivati all'Atalanta siano diventati dei veri e propri fenomeni e che poi andati via abbiano deluso. Ricordiamo per esempio Romero, che nel periodo dell'Atalanta era uno dei difensori più forti d'Europa, lo è tuttora, ma non è a livello dell'Atalanta. Demiral, il calciatore esploso con la maglia dell'Atalanta, che adesso però gioca in Arabia. Ma forse l'esempio più lampante è uno di quest'anno, Charles de Ketelaer, che nel Milan era stato un flop assoluto e quest'anno con Gasperini ha realizzato ben 14 gol in tutte le competizioni. Ha fatto una stagione clamorosa quest'anno De Ketelaer, così come Lookman l'anno scorso e anche Scamacca quest'anno. Qualunque giocatore venga ad essere allenato da Gasperini, overperforma, diventa fortissimo. Gasperini ha quindi un'abilità incredibile nel valorizzare i calciatori, è un allenatore con grande tattica, grande intensità di gioco. L'Atalanta è una squadra forse con la rosa migliore della Serie A, perché a livello di profondità di rosa forse neanche l'Inter è a quel livello, perché l'Atalanta veramente in attacco, ragazzi, è dei fuoriclasse, ma ne ha tantissimi: Scamacca, Lookman, De Ketelaer, Pasalic, Touré, Miranchuk. Davvero l'Atalanta soprattutto in attacco ha due squadre
E non a caso quest'anno ha fatto bene in tutte le competizioni, perché in campionato si è qualificato in Champions, in Coppa Italia ha perso in finale, in Europa League è arrivata in finale, battendo il Liverpool tra l'altro. Quindi l'Atalanta quest'anno, grazie alla profondità della rosa e grazie alla bravura di Gasperini, è stata in grado di competere in tutte le competizioni in cui ha giocato ed arrivare fino in fondo. Ragazzi, io credo che il Napoli abbia una rosa abbastanza profonda come quella dell'Atalanta, soprattutto in attacco. Ha tanti calciatori che sono rimasti anche un po' ai margini in questo campionato. Ma secondo me, ragazzi, il Napoli con Gasperini rinascerebbe. Soprattutto alcuni giocatori. Secondo me, se Gasperini dovesse venire a Napoli e dovesse ambientarsi bene, il Napoli veramente tornerebbe a lottare per i vertici della classifica e valorizzerebbe nuovamente tantissimi dei suoi giocatori. Secondo me, ragazzi, il Kvaratskhelia con Gasperini sarebbe veramente un giocatore devastante. Sarebbe il nuovo De Ketelaer, il nuovo Lookman, così come gli altri attaccanti, insomma. Davvero, io... non è detto che arrivi Gasperini, ci sono anche altri allenatori che possono venire, come Italiano, come Pioli, come Conte. Ma se venisse Gasperini, ragazzi, togliendo il lato persona, togliendo il lato umano che non mi piace, ma come allenatore è indiscutibilmente il migliore in Serie A. Indiscutibilmente il migliore in Serie A. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Cosa ne pensate di questo eventuale arrivo? Fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo in un altro video.